La società sportiva Lido De Pini per me rappresenta il 100% di quello che può essere il passatempo dei ragazzi. Io ci dedico buona parte della mia giornata. Mia moglie mi dice: ti vedevo più prima che lavoravi che adesso che non lavori, perché poi questa cosa è cominciata tanti anni fa. Qui adesso questo centro sportivo era un pezzo di terreno abbandonato. Cacciavamo 5.000 lire per uno, chiamavamo quello della ruspa per farlo venire a spianare, perché si creavano dei rigagnoli dove scorreva l'acqua, queste cose qua. Fino a che non è arrivato Cedial, Delio Chimenti, che per noi è una colonna. Se non c'era lui, penso che non c'era nemmeno lo stadio, non c'era la società, non c'erano tante cose. Che lui a suo tempo, 42-43 anni fa, si è messo alla testa delle persone del posto. Io all'epoca ero un ragazzetto, insomma, però siamo riusciti a fare il campo già all'epoca illuminato, che non ce l'aveva nessuno, recintato, i spogliatoi, 42-43 anni fa, privato, ma chi lo faceva? Nessuno. Qui nel 2001, la cena di Natale, più o meno di questi tempi, il vecchio presidente, Dominici, a me non mi aveva detto niente. Si è alzato, ha fatto il discorso di Natale, di tutti quanti, con i ragazzi, e da oggi il presidente è lui, che sarei stato io. Io non sapevo niente, sono rimasto un po' di stucco così, non ho detto no, non l'ho detto. Presidente come lo faccio io? Non si dovrebbe fare, il presidente dovrebbe essere una persona che si vede poco al campo, io no. Io ci sto sempre qua, i ragazzi vengono sempre a circuit poi, no? L'associazione dei volontari dei donatori di sangue è stata un'esigenza inizialmente, molti anni fa, circa una trentina d'anni fa, serviva il sangue. E il sangue non si trovava per dare a una persona che era malata. Da quel momento mi sono messo in moto, prima sono diventato un donatore assiduo e poi, visto l'esigenza qui, insieme con qualche altro amico, abbiamo fatto un gruppo di donatori. Adesso attualmente siamo una 65, 35, 40 persone vengono a dare il sangue. È la cosa più bella che si possa fare. Io mi faccio tutto da solo, dalla prenotazione dell'automoteca per venire, a stampare i manifesti, andarli ad attaccare verso i punti un po' più frequentati. Questo è il mio spirito, sia per la squadra di calcio, per i ragazzi, anche per il sangue. Diciamo che con le società che limitrofe, perlomeno con me, io dico che sono tutti quanti splendidi. Per quanto riguarda invece il discorso di donatori di sangue, se ogni società facessero una cosa del genere, sicuramente verrebbero a mancare meno sacche di sangue, specialmente durante il periodo invernale e il periodo estivo in particolare. E sono i due periodi che c'è più esigenza di sangue. Io dico una cosa, donare il sangue è una bellissima cosa, puoi salvare delle vite di persone che non conosci. E chi lo può dare, se lo può dare, sicuramente fa un'ottima cosa. Se non altro ti mandano le analisi a casa. Io non ho figli maschi, non ho nipoti maschi, non ho niente. I ragazzi, secondo me, mi danno delle testimonianze di affetto che mi ripagano di tutti i sacrifici che faccio. Beh, mi fa piacere che mi vogliono bene tutti quanti, che vengono qua. Dopo 10 anni ancora stanno qua, non vogliono andare via, li vuoi cacciare via, non vogliono andare via. Soddisfazione più grande quando abbiamo vinto la seconda categoria, poi abbiamo vinto la prima categoria, una su tutte, perché nessuno di noi ci credeva. Quando abbiamo vinto la Coppa Lazio di prima categoria, siamo andati in finale contro il Monterosi, che aveva vinto il campionato con 18 punti di vantaggio sulla seconda. Noi facevamo la prima categoria, eravamo quartultimi, quintultimi in classifica. Loro una corazzata e noi una cenerentola proprio. Abbiamo avuto la fortuna che dopo 10 minuti, un quarto d'ora, siamo andati in vantaggio su un calcio d'angolo. Poi loro hanno pareggiato 5 minuti dalla fine.
Gli ha dato un rigore nei tempi di recupero. L'ha tirato, il portiere nostro gliel'ha parato. L'ha parato, l'ha buttato sul palo, è ritornato in campo. L'ha ripreso il giocatore che aveva calciato, ha ripreso il palo e è andata fuori. Siamo andati ai rigori. E hanno sbagliato due calci di rigore. E eravamo gli ultimi a tirare il calcio di rigore. Se segnavamo avevamo vinto, se no si andava a oltranza. Fischia l'arbitro, tira, mezza altezza, prende il palo. Prendi il palo dall'altra parte ed entra dentro. Palo, palo, dentro. Quel palo, palo, che sarà una frazione di secondo, per me è stata una giornata intera. Non arrivava mai. Johnny Colucci quell'anno aveva fatto l'allenatore, solo l'allenatore. E stavamo retrocedendo, te l'ho detto prima. Johnny Colucci, grande persona pure lui, guarda, io mi sono contornato sempre di persone particolari, chiamiamole così, no? Perché lui, adesso Panicci, prima Arturo Tontini. Per me Arturo è un fratello più piccolo. Arturo non fa più allenatore qua da noi perché gli volevo troppo bene. Perché le ultime due o tre partite di campionato io ho proibito di seguire la squadra. Si era sentito male, cioè ha avuto un'aritmia cardiaca, no? Delle fibrillazioni. Lui la sentiva, la partita la sente, e io poi, se lo conoscete Arturo, no? La sente. E io ho paura che gli succedeva qualcosa. Poi ha ripreso ad allenare le cose, poi io ancora ci sentiamo spesso, no? Io dico tu non devi allenare, anche se è bravo a fare allenatore, devo essere sincero. Ho detto non ha fatto più allenatore qua perché io voglio troppo bene. Panicci Aldo, per me Panicci è il quinto anno che sta con noi. Aldo, allenatore, per me è il massimo. Una persona che va a dormire alle 3 di notte, no, perché si deve scaricare a vedere la tattica, le cose, come si fa l'allenamento. Questo in 5 anni non ha fatto mai un allenamento uguale a quello del giorno prima. È duro, mezzo al campo è duro, è sanguigno. Quando uno è sanguigno ti dice subito quello che pensa. E per questo è apprezzato. Poi si è contornato pure con la cerchietta su, col vice allenatore, il vice del vice, capito? Ma perché mi fate sempre la domanda su Guido Zegna? Allora, Guido Zegna è venuto qua da noi, faceva il giocatore, poi ha capito che non era tanto per la quale si è messo, no, era bravo ragazzo, giocava pure bene. Poi penso che c'è avuto un infortunio e ha cominciato a seguire le orme di Panicci. Oltre a seguire le orme di Panicci, si è rivelato anche un bravo allenatore per i ragazzini della scuola calcio. Io gli dico sempre che lui diventerà il direttore della scuola calcio, perché secondo me ha delle ottime qualità. Alessio Panicci ci aveva detto che smetteva il 30 giugno, là quando è finito il campionato scorso. Quest'anno ha ricominciato. Io lo vedo che ha delle difficoltà, però adesso quando comincia in avanti con l'età, che c'ha i due bambini, non so quello che deve fare. Non lo so, lo deve decidere lui. Lui per me è un grandissimo giocatore, sta qui con noi, ma per quello che fa vedere penso che merita delle categorie più alte. Se sta con noi è perché lui è un po' fragile di muscolatura. C'è stato l'allenatore Panicci proprio che se lo coccola, no, adesso fa una partita e mezza, sei ultime due partite, sei coco con 120 minuti e capo cannoniere. In porta ci abbiamo due ragazzetti, tutti a 2,94, secondo me non abbiamo niente da lamentarci. In difesa ci abbiamo una colonna. Una colonna è Morini, a fianco a lui sta ragazzetto del 94, che pure quello sta crescendo. Poi a centrocampo ci sta Flamini, io il piccolo Pirlo, lo sapete tutti quanti, lo chiamo il piccolo Pirlo. C'è sta Viviano, e poi quei ragazzetti che giocano sulle fasce, per me che sono 95, che sono quelli che ti danno più soddisfazione di tutti.
Gironi ancora non l'abbiamo affrontate tutte, però quello che mi ha impressionato di più quando abbiamo giocato qua è stata l'Almas. Però secondo me non è che noi quando giochiamo ci ha messo mai sotto nessuno. La caratteristica nostra è noi fare il gioco per andare all'attacco. Questa è la filosofia del mister e che io condivido pienamente. Non si adatta mai alla squadra avversaria, ma è la squadra avversaria che si deve adattare a noi, sia in casa che fuori casa, non cambia niente. Il calcio genuino è una cosa sola, deve essere che tu fai il calcio per divertimento. E vincere se parte in 20, 18, 16, quelli che so, una vince. Perché a me quest'anno non mi piacerebbe vincere il campionato? Sì, ma chi è? Se io vorrei trovare uno che dice no. Una società sportiva fa delle gare, le gare sono avversari, non sono nemici. Io quando arrivano qua che giochiamo, li porto al bar e ci prendiamo il caffè. Quando è finita la partita è finito tutto. Quella è la cosa più bella. Questo è il dilettantismo per me. Beh, gli auguri per Natale, sono auguri, buon Natale, siamo tutti più buoni, siamo tutti, sono scontati quelli, no? Sono scontati. Io auguro a tutti quanti di stare bene in salute. Oggi la salute è la cosa più cara che c'è, perché uno può avere tanti soldi, ma se non stai bene non te li godi come ti dovresti godere. Meglio avere pochi soldi e tanta salute che tanti soldi e poca salute. Questo qui. E poi per quanto riguarda tutto il resto, io dico volemese più bene e basta, non ci sei bisogno di niente. Quando uno si vuole bene, che non c'ha assio con altri, è la cosa più bella che ci possa essere.